È stata definita da molti una bella scoppola, quella dell'ottava giornata di campionato dei lupi. Il Campobasso sprofonda superato dal San Nicolò col pesante punteggio di 5-1. A memoria d'uomo difficile ricordare i 5 gol subiti davanti al pubblico amico da parte dei lupi, soprattutto in casa. Novelle ed Epifani scelgono il 4-3-3 per i rispettivi schieramenti. I lupi giocano in avanti con il temibile tridente composto da Sudant, Fioretti e Improta. Il Campobasso parte subito forte dopo due giri di lancette, il traversone di Kimpala dalla sinistra indirizzato per Fioretti, il quale prova la conclusione al volo mettendo i brividi alla retroguardia abruzzese. Il San Nicolò alla prima azione offensiva passa in vantaggio. Gli abruzzesi sono galvanizzati dal vantaggio e al 12° ci prova l'ex Trivento Bisegna. Il suo destro è deviato in calcio d'angolo da Palumbo. I lupi riordinano le idee, trovano il pareggio al 14° minuto. Improta, nel tentativo di liberare, atterrato in piena area di rigore. Il direttore di gara Catallo di Frosinone non ha dubbi e fischia il penalty. Dal dischetto va lo stesso Improta che indirizza il pallone sotto l'incrocio dei pali. La gara torna in equilibrio. I molisani non abbassano i ritmi e al minuto 17 vanno vicini al sorpasso. Fioretti in corna, Maciotti salva i suoi deviando in calcio d'angolo. Il San Nicolò torna in vantaggio al minuto 39. Traini, ben servito in area di rigore con un bel filtrante, trova il tap-in vincente per il gol dell'1-2 degli ospiti sui molisani. La ripresa si apre con il San Nicolò che imposta una gara intelligente, attende il Campobasso coprendo bene tutti gli spazi. In fase di possesso sfrutta la velocità dei suoi esterni. I lupi fanno difficoltà ad avanzare e al 58° minuto sono gli abruzzesi a rendersi pericolosi. Palumbo è chiamato agli straordinari sulla conclusione di Stivaletta. Il portiere molisano respinge con i pugni. Lupo non pervenuto nella seconda frazione di gioco e così il San Nicolò mette a segno 3 gol in 8 minuti, portando il risultato sul 5-1 in proprio favore. Il Tris arriva al 76° minuto con un pallonetto di Moretti che chiude una ripartenza veloce degli abruzzesi. Palla al centro e arriva il poker con Di Stefano che approfitta di un errore di Corbo prima di battere Palumbo. Il San Nicolò cala il pokerissimo all'85°. Questa volta è Bisegna a centrare l'obiettivo grosso. Una partita da dimenticare per il rossoblù. Intanto al Civitella e Granata fanno faville contro la Fermana e confermano il loro posto in vetta alla classifica.